Tempo d'agosto, tempo di ferie, e così siamo alle soglie del grande esodo verso le località turistiche. Tra poco le grandi fabbriche chiuderanno e le città assumeranno le sembianze di desolati paesaggi lunari privi di qualsiasi forma di vita. In concomitanza partirà il solito tormentone per le partenze intelligenti e sui bollini rossi, gialli e quant'altro. Ma al di là di quando e come partire, quali sono le mete ideali per una vacanza? Al mare, ai monti, nelle città d'arte? E quest'anno, coloro che decideranno di andare in ferie, quali posti visiteranno? In tema di vacanze ho pensato di rimanere a casa, probabilmente. Qualche uscita fuori porta. Volante. Volante, sì. Sabato, domenica. In passato? In passato ho fatto qualcosina, ma non quest'anno... quando ero più giovane. Macedonia, dai parenti. Ah, quindi insomma, mare o montagna? Montagna. È bello lì? Sì, bello, bello, si sta bene. Bene, grazie. Prego. Tu invece andrai in vacanza quest'anno? A lavoro. Lavorerà? Già. Sotto al sole, insomma, quindi... No, no, in pizzeria. Pizzeria? Ecco. Va bene, quindi mentre gli altri fanno le vacanze tu lavori? Già. Se dovessi andare da qualche parte, dove vorresti andare? Ormai per un momento non mi permette il lavoro che, ecco, mi posso muovere per un momento. Dopo... vediamo. Buongiorno, mi scusi, in tema di vacanze, quest'anno ha già pensato alla meta? Ma decisamente no, anche perché non so nemmeno quando potrò avere un po' di riposo, ancora tutto da decidere. Nel qual caso, quale sarebbe la sua meta ideale? La meta ideale, probabilmente montagna con i miei cani e il mio fidanzato. A passeggiare? Sì, a passeggiare, lunghe passeggiate, certo. Noi adesso qui siamo un po' in vacanza, perché noi siamo del Piemonte. E quindi siete già in vacanza? Siamo un paio di giorni dai parenti qua. Siamo già un po' in vacanza, per noi questa è già la vacanza. Quanti giorni siete qui? Oh, siamo arrivati ieri, domani andremo già via. E quindi una vacanza a lampo? Una vacanza a lampo, sì. Quindi preferite insomma il mare, quindi qui siamo a metà strada. Ecco, sì, qui è proprio un bel posto. Venendo alla nostra regione, dopo alcuni anni causa la crisi, i dati statistici in negativo, quest'anno per le vacanze estive dei marchigiani sembra essere tornato l'ottimismo, oltre che le temperature elevate. Infatti, rispetto al 2014, quasi un 20% in più partirà verso le mete vacanziere, prediligendo più degli italiani le mete estere. E la vedo insomma con le bolle di sapone, sì. Così, è già in vacanza praticamente. Magari, no. No. No, ancora no. Dove andrai eventualmente? In vacanza, non lo so, forse in Corsica. Quindi una vacanza di mare? Sì, qualche giorno con mio figlio prenderò. Abbiamo forse una casa là e quindi andremo in Corsica. La vacanza ideale, comunque, se uno la potesse esaudire, quale sarebbe? Perché questa domanda? Perché stiamo facendo due domande per sapere le vacanze dei marchigiani ideali, quali sarebbero? Ah, le vacanze dei marchigiani ideali. Quest'anno ce ne sarebbero state diverse. Un viaggio dall'Estremadura fino a Lisbona, l'ipotesi del Cammino di Santiago e ideale, proprio ideale al massimo, il Rajasthan, nel nord dell'India. Questo è l'ideale, direi di sì. Il posto ideale dove vorresti andare? Mare. Mare, quindi vacanza di mare per te è la vacanza al massimo? Sì. Ecco, anche per te? Sì, anche con un po' di avventura magari. Quindi tipo vacanza avventura? Sì, tipo in Thailandia andrei adesso come adesso. Invece, insomma, dove andrete, se ci andrete? Spagna, Barcellona. Tema di vacanze, quest'anno voi avete già provveduto, dovete andarci ancora? Dobbiamo andarci. Vedo che avete dei bambini, quando pensate alle vacanze, pensate alle vacanze anche a loro misura. Sì. Solitamente dove andate? Al mare, in pochi posti. Al mare comunque. Sì, sì, sì. Lei quando va in vacanza dove va? Io di solito vado in vacanza in Calabria. Quest'anno non vado da nessuna parte perché mi voglio riposare. E quindi perché in vacanza si lavora? No, adesso lavoro fino a luglio, poi 15-20 giorni mi voglio anche riposare, proprio riposare, ballare e basta. Il mare comunque la vacanza. Il mare, vado anche al mare, certo, andrò qui a Fano, andrò qui a Pesaro. Quindi insomma niente Calabria quest'anno. Il mare della Calabria top. È bellissimo, 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 bellissimo. Anche zona? Nella zona dello Ionio, sullo Ionio, la provincia di Cosenza. Un posto molto bello, un paesino molto bello, cioè in alto e sotto ci vedo 300 km di mare, quindi vi invito a venire. La sua meta ideale nelle vacanze?
Dove andrei o dove vado? Dove andrebbe e dove va, ambedue. Allora, andrei in un posto fresco, magari in montagna, perché tanto il mare ci posso andare tutti i weekend, no? Perché siamo in un paese vicino al mare, no? Certo. Quindi in vacanza andrei in montagna, al fresco, così. Dove vado in realtà invece è a casa. È a casa. Al fiume. Al fiume. Quest'anno quindi vacanza alternativa. Ah, vacanza alternativa, sì. Alternativa mica tanto, è sempre così. Sempre così.